Gennarone? Siedi, Gennaro, siedi qua. Paolone, vuoi chiedere qualcosa a Gennaro? Non so se hai visto le live della maratona. Ah, oddio! Cos'è? Comodo, da Gennaro! Cazzo! Bello queste cose. Allora, chiedevano prima dalla chat di parlare un po' del backstage, no? Io ho detto che Diego Nasca non si è comportato benissimo in generale, ma perché l'ha ripetuto Daniele, altrimenti io avrei anche evitato di dirlo, sinceramente. Ho pisciato una bottiglia. Sì. Mi hanno chiesto se la bevo. Sono un po' sconvolto. Sì. Ma da cosa? Dalle dimensioni del pene? No, beh, dal gesto. Ma secondo me non era giusto nei confronti anche di Tito, che ci ha offerto tutto, ha offerto un MOBA a Omi per realizzare questa grande cosa. Che ha fatto. Come si è comportato? Chi? Scusami? Aspetta. Dario. Dario? Dario Panetti? Ma Dario, l'ultima volta che sta... Voleva solamente aiutare, ma nonostante abbia donato soldi per la giustizia, non ha ricevuto nessuna risposta. Faccina che si butta dal tetto del mod. mi ha fatto ridere. Gli diamo il mod. Sono io, ascolta Omi, non lasciare questi incompetenti. Rocco? No, Cristian Zapata 33 centimetri. io non ci crederò mai che lui sia un moderatore tuo e di cose, di panetti. Sì, pronto? Pronto? Come ti chiami, cara? Ciao, mi chiamo Nana. Chi è che ti piace di più tra Andrea e Gennaro e perché? Omi. Ok, perché? Il maestro guarda il telefono. Il maestro guarda il telefono con disappunto, vedi? Come il maestro sta guardando rosarossa.com. Guarda, sto guardando Escort Advance. Escort Forum. Bravo maestro. È vero, ci servirebbe una moderatrice tu sei fissato. Praticamente mi devo fare un'ondata di moderatori che nemmeno conosco e vabbè. Andrea... Come ti chiami? Ti metto? Vai. Va bene, Nana, sei stata carinissima. C'è Violet. Smettila. Sei stata carinissima, Nana. Grazie per essere venuta ospite in questa live qua che è una trashata totale praticamente. Tutti dentro, vai. Va bene. È uno scammer sicuro. Beh, anche Alex, due o una alla volta? Aspetta un attimo. Come si zoom? Maestro! Ma che è successo, maestro? Maestro, ma che è successo? Ma maestro, si è addormentata, maestro. Ah, ok. E abbiocco, ci sta. Maestro, ma non le piace questa live, insomma, si sta scoglionando. No, sono appena comodo. Sono comode le Chesterfield, Sono comode? Sì. Che voto gli diamo a se Anna? Anna? Anna è uno scam. Anna. Scusami, c'è il giullarone che vuole solo donne. Non so perché questa roba da... ragazze? No, non solo donne. Cosa? Paolo Cella. Paolo Cassi, che Paolo Cella? Ragazze, aggiungete Paolo Cassi. Paolo, per favore, spamma il tuo Discord in chat intanto. È venuto a prendere un drink? Ha preso... Ricordi come parlavo io. Ho bevuto di quella categoria. Non è il miglior drink che bevuto di quella categoria? Sì, non era il miglior Long Island che ho bevuto. Chi è che te l'ha fatto il Long Island? Ricordami la faccia di chi ti ha fatto il Long Island. Comunque presto, perché c'era il coprifuoco. Va bene. Allora mi scuso se non è stato buono il drink. No, mi sembra strano perché non mi ricordo se c'era Gianfranco il mio bartender. È dura che... Molto probabilmente il mio bartender non c'era. Sono confuso con quello che serviva, forse quell'altro era quello che serviva. Sì, era rossiccio quello che ti ha fatto il drink. Adesso non mi ricordo che c'era questo alto mago, torno su a Milano, vengo. Potresti cantare una canzoncina per il maestro? Tipo Ninna Nanna, quello che vuoi. Ninna Nanna, questo gennaio a chi lo do il pacciatore nel pacchetto. Che se lo ruba lo mette nel pacchetto. Continua, gli sta piacendo.
Che cazzone, sto facendo una bella figa, porca puttana. Ma ve lo venate sul mio sogno, cazzo. E come posso rimediare? No, maestro? No, no, bisogna. Ma donazione da 100 euro sul mio canale. È subito. Mi assumo la responsabilità delle mie azioni. Ok. Non si sente nulla, perché il microfono... Non si sente nulla. Ho un condenser, davanti a un condenser. Com'è possibile? Cos'è un condenser? Ho pagato. Un condenser? Si sente di merda il tuo microfono, no, fra. No, è colpa tua, Tito. Scusate, ci avrò sputato dentro. E parla un po' più lontano, magari. Vabbè, comunque, sostanzialmente ha detto che è stato molestato da Omiatol. In uno stanzino durante uno dei primi Romix del 2012. Questa mi sembra una storia, insomma, un po'... No, allora, e come mai accusi il giullarone solamente adesso? Esatto, solo per la fama. Perché, esatto, perché accusi il giullarone solamente adesso? Mi sa di scam questa roba. Va bene, comunque Andrea ha detto che lui si prende la responsabilità di tutte le sue azioni. Quindi in ogni caso, se vuoi andarlo a querelare, non c'è problema. Puoi andare direttamente nel distretto di polizia più vicino a te e sporgere denuncia, ok? Intanto vorrei sempre sottolinearti l'interesse del nostro maestro nei confronti di tutti i racconti e dei nostri ospiti. Se vuoi ce n'è un'altra, ho quanto ne entra. Aspetta, allora facciamo una cosa, facciamo così, aspetta. Adesso vi lascio te Paolo con il maestro. Eh sì, e io e Andrea scendiamo un attimo giù. Quanto stai modificato. Va bene, ciao ragazzi, buon proseguimento e buon asma. Ti lasciamo Paolo con l'SMR del maestro, va bene? Allora fai così Paolo, quando si sveglia il maestro devi dire che deve terminare la streaming. Noi andiamo via adesso. Ok, va bene, saluto Omi, bacione. E anche te, ci vediamo. Six and a half hours later. Cazzo, non ho senza nuova. Porco Dio. Non ho senza nuova. Tito. Maestro. Sì, chi cazzo è questo? Sono Paolo Cassi nel Discord. Come sta? Ma chi cazzo sei tu? Un mod. Tito. Ha detto Tito di chiudere la live. E io come esco da chi si muova? Scavalchi. Che scavalco, sta chiuso tutto, cioè. Ma chiuso dentro. Vabbè, dubbio dopo, ma trovo. Stai zitto, non mi disturba. Ok. Maestro. No, Tito. Dobbiamo lasciata riposare un po'. Ma che è successo? Niente. Abbiamo fatto riposare un po', abbiamo fatto un po' di SMR. Ok. Che diavolo le luci rosse. Eh? Luci, bello. Non so niente che è venuto l'FBI, è tutto. No, 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 tutto a posto. Ragazzi, vi saluto, è stato un piacere. Tutto ciao, post live. Saluto anche il maestro.